Voglio partire dalla senatrice Lezzi. Una card da 500 euro l'anno, sostanzialmente per una platea di circa 570.000 neo-diciottenni che la usano per consumi culturali. Che cosa c'è che non va in questa misura? Perché l'avete definita una paghetta di Stato? È un bonus, ma ricordiamo che toglie un'altra promessa, infrange un'altra promessa che aveva fatto il governo Renzi, che era quella di diminuire l'IRES. Quindi non è una misura aggiuntiva, ma è sostitutiva di un'altra che era stata già prevista in legge di stabilità. Vabbè, detto magari questo, se togliamo le imprese e diamo ai giovani, però non è male. No, no, io non sto valutando il merito, sto dicendo che non è una misura aggiuntiva, semplicemente sì. Questo. Dopodiché è una misura che è arrivata spot, propaganda, purtroppo sulla leva anche emozionale dopo che i noti fatti di Parigi, come se però la questione dell'ISIS fosse esplosa soltanto qualche giorno fa, quando c'è stato il danno, la tragedia di Parigi, cosa che in realtà non è. Purtroppo quella è un'emergenza che perdura da tempo. Se poi noi guardiamo anche dei dati che sono recentissimi e che ci portano ad oltre 1 milione di minori che vive sotto la soglia di povertà, e non riusciamo, ecco perché il Movimento 5 Stelle contesta questa misura, non perché non vuole dare soldi ai giovani, ma perché non riesce a convincere il governo a usare un metodo progressivo. E quindi, come si vede nel servizio che avete mandato in onda, è chiaro che ci sono i giovani a cui faranno anche piacere 500 euro in più, ai giovani che invece purtroppo non aiuteranno, ma c'è una platea troppo estesa di giovani che non riesce neanche ad andare a scuola, neanche a comprare libri, e stiamo parlando ancora nella fascia di ragazzi entro i 16 anni della scuola dell'obbligo, per cui noi saremmo sempre a risolvere le questioni strutturalmente e non in maniera spot. Chiarissimo, allora di soldi ci sono per quest'altro, un po' di soldi ci sono per quest'altro ancora, alla fine si distribuisce a pioggia e arrivano piccole gocce di pioggia. Non sarebbe invece meglio forse concentrarsi che non hanno poi in realtà alcun impatto specifica su un tipo di investimento? Io voglio ricordare alla collega che i 600 milioni per il contrasto alla povertà che il Movimento 5 Stelle ha, al quale il Movimento 5 Stelle si è fortemente opposto, perché? Perché anche quella è un rifinanziamento della carta acquisti prevista ormai. Che il Movimento 5 Stelle si opponga a qualcosa non è sì. Una grande notizia. Sì, però che ormai istituita nillo tempore da Tremonti e viene soltanto rifinanziata sempre quella. In realtà il contrasto alla povertà, e l'ha citato poco prima proprio la collega, farebbe parte di uno strumento davvero universale che andasse a sostenere chi non può in maniera progressiva. Per l'edilizia scolastica facciamo giusto quest'altro inciso. Se nell'ultimo decreto si danno pochi milioni, perché anziché quei 3 miliardi promessi da Renzi, in ogni decreto, in ogni provvedimento c'è una mancetta all'edilizia scolastica, ma che vengono presi dal fondo coesione e sviluppo, che è quel fondo che servirebbe a cofinanziare gli investimenti, soprattutto al sud, le infrastrutture. Tutt'altro, cioè è un fondo che nasce per degli impegni ben precisi che abbiamo anche con l'Europa, che però poi non riusciamo a tener fede. Poi abbiamo il Del Rio che comincia a parlare di accelerazione dell'utilizzo dei fondi, sì. Ma se non ci sono poi le risorse, i fondi per l'edilizia scolastica vengono dai mutui grazie alla Banca Europea per gli investimenti con cui l'ultimo abbiamo fatto decreto deve passare ancora all'inizio del 2014. Scusate, però, l'ultimo decreto abbiamo... deve passare da voi. Poi vengo da lei, professoressa De Romanis, però farlo proprio all'università invece, formare direttamente al lavoro. Esatto, in definitiva certo. Quello che ci insegna il servizio che abbiamo visto prima della Finlandia è quello che dicevamo prima. Le misure spot, le misure propagandistiche non servono, non servono a nulla. Niente. Allora, e raccogliere tutto in uno strumento universale dà luogo poi a questi esempi virtuali. Una battuta a Toscani, però poi devo l'ultima battuta. E poi andiamo dalla Ghisleri con i sondaggi. È incivile. È incivile, è incivile, sì. Per questo che noi promuoviamo e continuiamo a promuovere il reddito un welfare, di cittadinanza. Che è un welfare moderno, che comunque guarda oltre, guarda i nuovi lavori, che comunque richiederanno questo... meno manualità. No, noi e allora, servono 17 miliardi. E allora, lo sanno anche la scusa, mi scusi, soltanto cerca un lavoro. All'interno, perché credo che funzioni così. Nel costo, devo dire che anche il vice ministro Morando del Partito Democratico lo ha riconosciuto come una manovra alternativa alle solite leggi di stabilità, peraltro. Perché c'è all'interno anche tutta una politica di inclusione che va a sostenere... Sì, ma...
Peraltro bisogna riconoscere i nostri ragazzi. Finisco il rischio però perché devo andare dalla Ghisleri, che non ho finito il tempo. I ragazzi vogliono un lavoro ed è una questo cosa molto diversa. Però alcune regioni... È una manovra alternativa, è una manovra alternativa alcune perché regioni... si sostiene consumi. Lezzi mi corregga se sbaglio, sì, comunque prego. Alcune regioni hanno cominciato a sperimentare strumenti torniamo abbastanza indietro, simili, tra cui la regione Puglia Giannini e di Emiliano, che del Partito Democratico. Giannini, torniamo indietro al nostro discorso. Intanto vado da Alessandra Ghisleri. Se uniamo tutti questi strumenti facciamo veramente il reddito di cittadinanza universale. Servono tanti soldi, servono sempre tanti soldi. Del Alessandra Ghisleri, eccoci qua. Allora, chiudiamo con i suoi sondaggi.